amici e salute al cane. È l'ora della sua passeggiata, sempre con i tuoi gessetti colorati, Beth. I marciapiedi sono così grigi e tristi che un bel quadro li ravviva un po'. Ma se il quadro è bello, è un peccato che lo calpestino. Se il quadro è bello, non lo lascio calpestare. E come fai? Stacco il marciapiedi e lo appendo. Dove? Alla prima nuvola di passaggio. Già, e come glielo attacchi? Vedi quel camino? Sì. Vedi quel filo di fumo? Sì. Con quel filo lo attacco. Oh, beh, mi sei inventato tutto di Mary Poppins. Oh, Mary Poppins! Mary Poppins! Mary Poppins! Moderate il vostro entusiasmo, vi prego. Non c'è bisogno di starnazzare come galline. Avete sentito, ragazzi? Né di muggire come tori. Hai sentito, beh? E allora? Buongiorno, Mary Poppins. Così va meglio. Cosa stai disegnando, Ben? Un cavallo a dondolo su un prato, però mi viene male il dondolo. Anche il prato. E anche il cavallo. Ecco, avete riempito il mio berretto invece che con dei soldini, con due pizzichi di cattiveria. Perché? Se non vi piace la mia pittura, andate ad ammirare quella di un altro. Se non ti piacciono i giudizi sulla tua pittura, allora dovresti dipingere in una stanzetta. E non per strada. Ma non senti questi? Buoni, buoni, non prendetevela. Vedi, Bert, la loro non è cattiveria e la vostra non è bontà. Cattiveria e bontà sono qualità d'altri tempi, quando l'umanità credeva di poter essere buona o cattiva. Oggi non si può essere tutti buoni. O tutti cattivi? No. E vi racconto come la gente si accorse che non sarebbe mai diventata né completamente angelica né completamente diabolica. Dovete sapere... Sì? Davvero? Salute! Grazie a te. E vattene a casa. Cosa ha detto? Che non si può trattenere con noi. Ha certi alberelli amici suoi che lo aspettano. Bravi. Prendiamoci per mano e entriamo nel quadro del prato. Col cavalluccio a dondolo di Ben. Sì. Uno, due, tre. Modestamente. L'erba è bagnata. Dove ci sediamo? Facciamo così. Bert, avvicina il cavallo a dondolo. Eccolo. Liberiamo il cavallo. E sediamoci sul dondolo. Spingi, Bert. Va bene così. Più forte, più forte. Benissimo. Salite. Sempre così. Il cielo non è solo tuo. Mi posso chiedere? Fai pure. Ah, sono stanco, affamato. Dove andate? A Cattivolandia. A Cattivolandia? A Cattivolandia? Che mi torno indietro? È dunque così cattivo questo paese, Mary Poppins? Adesso ve ne renderete conto. Eccolo lì. Mi ha acceso le castagnole in tasca. È stato lui. Chi è? Non sono stato io. Non è stato lui. E perché l'hai accusato? Perché sono cattiva. Brava, sei degna figlia di tuo padre. Vieni che ti do un bacio. Ragazzi, la merenda è pronta. La merenda. Ma chi ha attaccato la padella alla coda del gatto? Aspettate che finisco di incendiare il cappotto a mia cugina e poi vedrete! Oh, come brucia bene! Segretario, chi è che mi mette il miele sul manico del campanello? Gli stessi che ci mettono le puntine da disegno sui sedili. Noi, sì! Perché? Perché siamo cattivi! E io vi tiro una bomba. Certo che siamo cattivi, vero caro? Tanto. E perché siamo cattivi? Perché è il diavolo che possiede le nostre anime. Non c'è niente da fare? Dovremmo catturare il diavolo
preso lui, finirebbero le malvagità. E come si cattura il diavolo? Se tu riuscissi a fingerti buona solo per un po', lui si precipiterebbe qui e io lo prenderei alle spalle. Io fingermi buona? Sì. No. Fallo per piacere. Mai. Fallo per dispetto. Allora sì. Caro fidanzato mio, riposiamoci un momento, forse sarò stanco. Va bene così? Sì. No, lì, amore mio, c'è l'ortica, potresti pungerti. Ah, meraviglia. Vai rifucillarti, ho qui un panino con del buon formaggio. No, non temere, non c'è dentro una lucertola viva come le altre volte. Oh, benissimo. Ho paura. Continua, il diavolo ti ha sentito. Sta per arrivare. Mi nascondo. Oh. Oh, come mi sento buona! Sì, sì, proprio buona! Buona, buona! Buona, sì! No! Chi è questa perla bianca nello grembo nero? Ah! Il diavolo! Non aver paura! Lo tengo! Lo tengo! Ho preso il diavolo! Ho preso il diavolo! Cari amici, il diavolo è stato catturato. Infatti, non c'è più miele sul manico del campanello. Né puntine da disegno sui sedili. Dobbiamo liberarci definitivamente dalla sua maligna influenza. Verrà impiccato. Impiccato! Ci dispiace, ma è l'unica maniera. Si innalzi il patibolo. Durante tutta la notte a Cattivolandia si lavorò per innalzare il patibolo, ma un po' alla volta la carica di cattiveria si esaurì nell'animo degli abitanti e alle prime luci dell'alba, proprio quando doveva avvenire l'esecuzione capitale, questo patibolo è perlomeno strano. Sembra più un chiosco per le bibite. Con i rampicanti, i palloncini veneziani, tutto a colori vivaci. Ma scusate, perché volevamo costruire un patibolo? Per impiccare il diavolo. No, non è possibile. Come si fa ad impiccare una creatura anche dell'inferno? Oh, è vero, io non me la sento. Come si fa? E che? Siamo cattivi. Nessuno deve morire per mano nostra. Tutti dobbiamo vivere. Che siamo buoni. Liberiamo il diavolo. Liberiamo il diavolo. E già, erano diventati tutti buoni. Liberarono il diavolo e... e ridiventarono cattivi. Ecco, questa è la storia di Cattivolandia, che si ripete puntualmente ogni giorno. Bene, torniamo indietro. Oh, Luciana di prima! Ah, mi posso chiedere? Sono così stanco, così stanco! Non c'è un posto dove atterrare a Cattivolandia! Vieni con noi! È buono il posto dove andati? Completamente buono, no. Metà in metà. Ci si può vivere. Ehi, Bert! Finalmente! Rimetti il cavallo sul dondolo, riportiamo i ragazzi a casa. Teniamoci per mano. Uno, due, tre. To, rieccoci sul marciapiedi. E Bert, l'uccello, Mary Poppins. Boh, il quadro col prato e il cavallo ciotondolo. È piovuto, non c'è più. Bobby, Bobby! Bravo Bobby, bravo, bravo Bobby. Proseguiamo la nostra passeggiata. La, 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 la. La, 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 la,